Giulio Rosk, 35 anni, street artist, from Palermo. Allora, se non sbaglio, stamattina eri in via Asiago, hai portato un ritratto a Fiorello, spray su tela, un tuo lavoro direttamente negli studi di Viva Rai 2. Raccontaci. Esperienza bellissima, fantastico. Ringrazio Fabri per avermi dato questa possibilità. Incontrare Fiorello, che per me è un mito, è stato bellissimo. È il minimo che io potessi fare. E volevo che lui avesse un mio pezzo e così è stato. Entriamo un po' nel vivo, la vita dello street artist. Quando è iniziato, come è successo, come è diventato poi effettivamente il tuo mestiere? Ma è iniziato un po' per gioco, è iniziata la mia vita da writer, è iniziata da vandalo. Ho fatto il vandalo circa 21 anni fa, ho iniziato a mettermi in mano la prima bomboletta. E piano piano ho capito che poteva essere qualcosa di più serio. Facendo il vandalo capisci tante cose, capisci la strada, conosci le situazioni, poi ti rendi conto che diventa qualcosa di più serio, in prime commissioni, primi lavori, i primi eventi in giro, girare, insomma, tanta strada. Ma ci fai un esempio della tua giornata creativa tipo? Beh, se non sono davanti a un muro sono in studio a dipingere, quindi ho due alternative. Comunque è sempre con le mani sporche, quindi la mia giornata è con i colori, sempre con i colori. Una giornata colorata, anche se magari piove fuori, però c'è sempre del colore. Quale credi che sia l'aspetto tecnico che, diciamo, differenzia il tuo stile da quello di altri artisti? Io faccio da tanto tempo iperrealismo, così perlomeno si chiama come stile. Lo arricchisco col mio di stile, quindi lo altero le immagini. Mi piace giocare con le immagini, con la realtà. Cerco di far vedere quello che nella mia testa ho alle persone che ammirano le opere, almeno ci provo. Senti, ma piuttosto si può fare il tuo lavoro e soffrire di vertigini? Perché io ti ho visto lavorare anche a 18 metri di altezza, una follia. Guarda, ti posso confidare una cosa, io soffro di vertigini. E si può fare questo lavoro, nonostante si soffra di vertigini. Però la voglia di colorare, di vedere poi l'opera finita va oltre le vertigini. E questo lo vorrei dire anche a tutte le persone che magari si possono, come dire, fermare al primo ostacolo, alla prima paura. Dovete sconfiggere le vostre paure perché stanno nella vostra testa. Ci provo. Mi hanno fatto anche sorridere i complimenti di un tuo amico, credo, sotto un tuo post, in cui lui ti scrive: l'ho sempre detto che sei fulminato dalle medie. Confermi di essere un po' fulminato? Sono un po' fulminato, non so chi l'ha fatto, ma è un grande. Sì, forse lo sono sempre stato un po' fulminato, sono sempre stato un po' strano nel mio paesino, perché in realtà io poi vengo da Palermo, ma vengo originario di un paesino nella provincia Caltanissetta, Sale di Falco. Io sono sempre stato quello un po' strano, forse fulminato è il termine giusto. Senti, ti va di spiegarci veramente cosa vuol dire girare il mondo facendo street art? Girare il mondo con la street art è tanta roba, è bello conoscere tanta gente. Io ho amici in tutto il mondo, è la connessione che si crea con l'arte, i graffiti, la street art è incredibile, unica, mi sento a casa ovunque vado ed è bellissimo questo. E invece qual è l'esperienza più figa in assoluto che ti è capitata fin qui facendo questo lavoro? Ma io penso che ogni lavoro è un'esperienza figa, io spero che ce ne siano sempre di più fighe, però il lavoro che faccio mi ha dato tante soddisfazioni e spero di darne tante anche alle persone che comunque mi supportano, che stanno magari dietro nel back, che credono in me. Beh, io spero che la più figa ancora deve arrivare, però ogni esperienza è figa. E l'esperienza più emozionante invece? La più emozionante è aver conosciuto Cesare Cremonini, questa forse è la cosa più soddisfacente, aver conosciuto un grande artista che ha creduto in me ed è bellissimo, ma ti ripeto, sono tante veramente le esperienze, l'opera di Falcone e Borsellino a Palermo, quella lì, insomma, è qualcosa che va anche quella oltre, comunque sono tantissime, è bello, tante soddisfazioni. Ecco appunto, Cremonini, come dicevi tu, ma anche Fiorello, Rosa Chemical e molti altri, com'è l'incontro fra di voi, fra due tipologie diverse di artisti? È fantastico, io tra l'altro a Manu, a Rosa lo conosco da tanto tempo e quindi vederlo adesso così è bellissimo, cioè vederlo dov'è se lo merita perché ha creduto tanto in se stesso. È bello, bello, sono persone come noi, sono persone normali e vedere loro sotto un altro punto di vista, non quello della telecamera, è ancora più figo, quindi è bella questa vicinanza che si crea tra non lo so, l'arte, lo spettacolo, insomma, tanta roba, la musica. Sai, mi piacerebbe sapere anche qual è la sensazione che in qualche modo ti crea più dipendenza quando tu crei un'opera.
La sensazione, io non lo so se si può spiegare in parole la sensazione, perché la sensazione che sia quando la termino, quando la finisco, quando la vedo, all'inizio forse fa un po' strano, però è una bella sensazione, è qualcosa che mi spinge sempre a fare sempre la prossima, a fare sempre anche meglio. Quindi è una sensazione incredibile, non lo so se si può paragonare a qualsiasi altra, un po' come uno chef quando fa uscire un piatto, cioè quando lo fa bene, ma come... insomma, come quando fai uno scatto e dici cavolo, che figo sto scatto, come lo volevo, quindi è una sensazione, una bellissima sensazione. Allora, ti lascio chiedendoti la tua playlist, tre brani importanti per te, ma anche che associ a tre tue opere, se ti va. Ahia, questa va. Io ho una confusione musicale in testa che è incredibile. Associare tre brani è troppo riduttivo e troppo complicato sceglierne. Però aspettando il sole di Neffa, che è stato quello che mi ha consacrato alla musica, all'ambiente hip hop, all'ambiente rap, mi ha folgorato con le quattro discipline, sicuramente quella come numero uno. Ma se vado così a ritroso ricordo soltanto pezzi antichi, pezzi vecchi che non sono più di moda. Però sicuramente l'hip hop fa parte del mio background. Sono nato con le quattro discipline, quindi insomma, farei una scelta univoca soltanto in quella musica. Grazie Giulio. Grazie a voi, veramente, grazie mille.